Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo alla seconda settimana di settembre e come sempre apriamo con la cronaca soprattutto che riguarda le persone che ci hanno lasciato nella seconda settimana di settembre, a cominciare da Valentino Chiale, il guardiaparco in forza al Parco Nazionale del Gran Paradiso, caduto in una scarpata sul Monte del Diavolo a oltre 2000 metri di quota, poco lontano dal santuario di San Besso. Un collega lo ha cercato verso mezzogiorno, non rispondeva, ha dato l'allarme, è stato trovato dalla 12ª delegazione canavesana del soccorso alpino, per lui però non c'era più niente da fare. E poi Alberto Molinaro, 35 anni, di San Sebastiano Po, gestore del bar 70 Caffè a Chivasso, che è morto in un incidente stradale a San Sebastiano Po. L'auto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail. Lui tornava dal concerto di Ligabue con la fidanzata di 34 anni. Lei è rimasta ferita per fortuna in modo lieve. Alla sua famiglia sono arrivate le condoglianze anche dallo stesso Ligabue. E poi un pensionato di 84 anni è morto cadendo dal tetto di casa a Rivarolo in via Uligini. Era salito sul tetto per controllare delle tegole, è scivolato ed è caduto da un'altezza di 7 metri. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. È andata meglio invece ad un operaio a Castellamonte, che era salito invece sul tetto per fare dei lavori, è caduto da soli 3 metri, ma le sue condizioni per fortuna non sono risultate gravi. Così come alla fine si sono rivelate meno gravi del previsto le condizioni di Stefano Zanotti, 18 anni, di Romano, che ritornando da Châtillon, dove frequenta l'istituto alberghiero, era rimasto ferito in un incidente stradale a Bard, uscendo da una galleria con la sua moto, ha perso il controllo, è andato contro un muretto, di lì è stato sbalzato contro una scarpata, fortunatamente di terra, che ha attutito un po' il colpo. È stato lui stesso col cellulare, perché non ha mai perso conoscenza, a chiamare i soccorsi. E poi una brutta avventura, ma lieto fine per fortuna, per un bambino che in un cascinale di San Giusto ha bevuto della trielina, pensava fosse acqua, è sfuggito al controllo della mamma per un attimo, ma è stata la stessa mamma con grande prontezza di riflessi a chiamare il 118 e poi a seguire quello che l'infermiere del 118 Roberto Barbieri gli diceva. La mamma Maria Capece, sotto la guida dell'uomo, ha eseguito esattamente le procedure di massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca e questo ha salvato la vita al suo bambino. Poi sono arrivati i medici del 118 e lo hanno stabilizzato, portato a Regina Margherita e per fortuna è tornato a casa dopo qualche giorno. Così come è tornata a casa dopo qualche giorno anche Marisa Vallero, 83 anni, che si era ustionata nella propria abitazione in via Volta a Valperga. Una fiammata che l'ha raggiunto all'addome, qui hanno preso fuoco i vestiti, qui è stata una donna di origine romena che gli ha gettato subito addosso dell'acqua e poi ha chiamato i soccorsi. C'è stata poi un allarme, per fortuna anche qui a lieto fine, a Candia, una 69enne scesa dall'auto con il marito dicendo che aveva un'esigenza fisiologica e poi è sparita. Il marito ha dato l'allarme, dopo 2 ore è stata trovata in stato confusionale nei boschi sulla riva del lago di Candia, per lei si temeva il peggio, invece è andato tutto per fortuna bene. Poi la cronaca ha registrato anche la chiusura delle indagini dell'incendio di Scarmagno nell'ex Olivetti, quello del capannone C. Bene, sono 7 gli indagati. Nel registro degli indagati, oltre ad essere stati iscritti 2 dipendenti della OMG di Valperga, Emanuele Giampaolo e Luca Blessant, che il 19 marzo del 2013 stavano lavorando sul tetto del capannone C, ci sono anche Bruno Guglielmetti, titolare dell'OMG, che aveva in subappalto la manutenzione della struttura, e poi Domenico Pellegrini, amministratore delegato di Celtel, Luca Barengo, Rosario Daddio e Domenico Voiglio, responsabili a vario titolo della Manutencoop. Gli ultimi 4, in particolare, questa era la novità, dovranno spiegare perché non c'era in quel capannone un piano antincendio.
E poi ad Alice Superiore, in questa seconda settimana di settembre, è arrivato Don Ciotti in Val Chiusella, ospite della comunità Mastro Pietro, a parlare di legalità, ma anche degli strumenti che servono per battere le mafie e delle necessità che tutti si sentano protagonisti in questa lotta. Parlare di legalità non è mai abbastanza, ma con che spirito si fa dopo le minacce ricevute? No, con la voglia di fare, di condividere, perché non c'è Luigi Ciotti, ma c'è un noi che abbiamo costruito nell'arco di questi 20 anni, libera. Mi fa piacere, salendo per arrivare qui nella sala del Consiglio Comunale di Alice Superiore, vedere alcuni comuni che hanno questo cartello con scritto Amici di Libera. Comune amico, abbiamo bisogno di allargare questa coscienza, questa consapevolezza che il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. E qui dall'altra parte il bisogno di essere cittadini non intermittenti, non persone che ogni tanto si commuovono, ma che si muovono di più tutti. Noi certo che chiediamo alla politica, alle istituzioni di fare la loro parte, ma c'è una parte che ci riguarda anche direttamente come cittadini. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Molte verità passeggiano anche per i nostri paesi, per le nostre città, signore. La presenza di locali mafiose scoperte nella provincia di Torino con l'operazione Minotauro e anche di locali presenti su questi nostri territori ci impongono uno scatto in più, non solo di indignazione, ma di prenderci cura per il bene del comune e di assumerci la nostra parte di responsabilità, che comincia dalla voglia di conoscere per essere più responsabili. Non è solo con la lotta alla malavita che si combatte l'illegalità, anche magari dando opportunità ai giovani e alle famiglie. Ma è fondamentale, qui la gamba che manca nel nostro paese, se no è da 400 anni che parliamo di camorra. E 200 anni che parliamo di Cosa Nostra, siamo qui ancora di Cosa Nostra, sono quasi più di un secolo che parliamo di 'ndrangheta, allora qualcosa non funziona. Se fosse solo un problema di ordine criminale, direi sarebbe stato sufficiente il grande e generoso lavoro della polizia, dei carabinieri, della magistratura. Ma siccome non è un problema solo di ordine criminale, il problema è anche che ha bisogno di politiche sociali, lavoro, casa, sostegno delle famiglie. L'attenzione nel lavoro e nella scuola, giovani. Noi abbiamo 2,5 milioni di giovani in Italia che non vanno più a scuola ma non hanno una prospettiva di lavoro. La povertà che è cresciuta fortemente. No, allora qui ci vuole politiche di inclusione, non politiche che escludono. Bisogna creare dei servizi, degli spazi, delle opportunità. La speranza vuol dire politiche, vuol dire servizi. Vuol dire creare quella sana partecipazione, quel sano protagonismo, se no non usciremo mai fuori, continuiamo, certo, si fanno delle belle operazioni, ci sono delle cose belle, importanti, positive. Secondo, la politica deve essere più chiara e radicale rispetto a tutto questo. Noi, nel nostro paese il 35% dei reati vanno in prescrizione. Vanno in prescrizione, quindi c'è anche un po' sottovalutare, intanto prima o dopo ce la facciamo uscirne fuori. Non riusciamo ad avere una legge completa sulla corruzione, è da 22 anni che aspettiamo una legge che metta nel codice penale i reati contro l'ambiente, non si riesce ad avere. È da 2 anni che un po' ferma tutta l'operazione sui beni confiscati per 1.000 ragioni, ci sono anche delle proposte positive che migliorerebbero in questo momento, però sono ancora tutto lì. Ci vorrebbe un'accelerazione, bisognerebbe che tutte le forze politiche trovino su questi temi la voglia di non di mettersi troppo a distinguere, ma più radicali, più puliti, più chiari, più concreti. E la seconda settimana di settembre registra anche la protesta a Rivarolo dei profughi ospitati all'Hotel Europa, che sono stati ascoltati poi anche dal sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno. Sguardo triste, voce concitata. Spiegano in francese ai nostri microfoni qual è il problema, perché stanno protestando. Quando siamo arrivati qui, ci hanno portato in questo hotel. Immigrati qui dovevamo frequentare innanzitutto la scuola. Tu non puoi imparare la lingua in sala mensa. Ci va un pedagogico che ti insegni la scuola efficacemente. Qui non si impara. Primo.
L'altra questione oggettiva qui sono i documenti. Da quando siamo arrivati? Qui sono passati 8 mesi, anzi 9. E anche il permesso di soggiorno, da durata di 3 mesi, è scaduto. 4 mesi che abbiamo chiesto. E la domanda del Presidente, che cosa c'è che non va? Abbiamo chiesto come possiamo avere il documento e ci ha risposto in malo modo. Che qua non è il posto per averlo. Questo hotel è il luogo di accoglienza dove tutti arrivano, la gente, per essere poi smistata altrove. Noi abbiamo chiesto, sono passati 8 mesi e noi vorremmo iniziare ad essere smistati. Allora, dove dobbiamo andare per avere i documenti? Il sindaco Alberto Rossagno, intervenuto per cercare di capire la situazione, ha commentato che comprende il loro disagio, il fatto di dover attendere lo svolgersi delle lungaggini burocratiche e la necessità di integrazione. Proprio per questo l'amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto in collaborazione con la cooperativa L'Isola di Ariel. L'amministrazione comunale ha in mente un progetto per riuscire ad integrare questi ragazzi? Ma certamente che questi ragazzi che oggi abbiamo visto qui a Rivarolo sono nella maggior parte dei ragazzi che hanno voglia di integrarsi, hanno voglia di fare, hanno voglia di lavorare, hanno voglia di stare in mezzo alla nostra comunità. In mezzo a questi 85 ragazzi, magari 3-4 hanno delle difficoltà maggiori di integrarsi e sono quelli che oggi probabilmente hanno messo in scena questa piccola dimostrazione. I ragazzi che hanno voglia e, come dicevo, sono la maggior parte di integrarsi, in collaborazione con l'associazione che oggi li sta seguendo, che è Rivarolo, che è l'Isola di Ariel, stiamo mettendo in cantiere un progetto che è quello di integrarli facendoli fare del volontariato, perché non è giusto che dei ragazzi ventenni, 22enni stiano tutto il giorno ad andare avanti e indietro senza fare nulla. Quindi stiamo cercando di integrarli inserendoli nelle varie associazioni di volontariato rivarolesi. Naturalmente il problema principale è quello di farli lavorare in sicurezza, lavorare tra virgolette. Quindi qualsiasi tipo di attività che andranno a fare devono avere naturalmente una giusta copertura assicurativa. L'associazione Isola di Ariel si è detta disponibile ad accogliere questi ragazzi e ad andare a stipulare per loro un'assicurazione, di modo che ci garantisca da eventuali qualsiasi tipo di problematica. Quindi il progetto sta andando avanti, speriamo quanto prima che naturalmente magari non tutti, ma i ragazzi più volenterosi e quelli che hanno anche delle maggiori capacità possono essere utili alla collettività rivarolese e allo stesso tempo la collettività rivarolese essere utile a loro. Ponti invece ha voluto dedicare una via al cavalier Modesto Sandretto ed è stato il sindaco Paolo Coppo a spiegare i motivi di questa cerimonia. La scelta su Modesto Sandretto è perché negli anni 60, quando la manifattura di Pont, la vecchia manifattura Mazzoni, si è chiuso, Pont si è trovato immerso in una crisi occupazionale che lo stava soffocando. È in quegli anni che appare la figura di Modesto Sandretto, che col fratello Dino creano una piccola azienda, la 6, e con questa danno inizio ad un percorso occupazionale che andrà negli anni a dare lavoro a centinaia di persone. In quegli anni i fratelli Sandretto sono un binomio vincente nell'industria italiana. Le loro aziende crescono e hanno bisogno di spazi, così che acquistano l'intero complesso della manifattura e qui creano due aziende di peso. Un'azienda metalmeccanica che mantiene il nome manifattura di Pont per un chiaro stampo affettivo e un'altra laminati plastici, la Plastipont, che negli anni, come ho detto, andranno a creare centinaia di posti di lavoro. Quindi qui creano queste due aziende di peso. Tutte le associazioni che si sono rivolte al Modesto Sandretto hanno trovato la porta aperta, sempre. Quindi per tutte queste motivazioni, cioè in sostanza e in sintesi, se dovrei definirlo, direi che è una persona che ha avuto molto successo
però non ha mai perso di vista il punto di partenza ed è una persona che ha saputo coniare cuore e mente con sentimenti e capacità d'impresa, cose facili magari da proporsi, un po' meno da realizzarsi. Quindi sono questi i motivi che hanno indotto l'amministrazione a fare questa scelta unanime sul Cavalier Sandretto. Alcuni cittadini erano contrari a questa intitolazione? Manifestato contrarietà, non ho capito, io li ho convocati in comune, non hanno dato motivazioni valide, hanno riconosciuto nella persona del Sandretto, quindi una persona che ha dato tanto per Ponte, quindi ammesso che ci fossero dei piccoli disagi, cosa che ritengono non ce ne siano o siano comunque minimissimi, perché l'amministrazione si farà carico degli eventuali cambi di indirizzi, però sebbene ci fosse un minimo disagio e a fronte di tanto che questa persona ha dato, vediamo di conoscere anche il verbo dare, non solo il verbo avere. Ad Ivrea invece, in piazza del Rondolino, torna la festa dell'unità in questa seconda settimana di settembre, festa dell'unità del Canavese e del Chivassese, con molti appuntamenti gastronomici, culturali, politici. Noi vi proponiamo il primo appuntamento, un appuntamento con la satira, anche perché è particolarmente brillante. Luca Bottura, l'apertura degli incontri culturali alla Festa dell'Unità qui del Canavese, che cos'è? È una scelta satirica già solo questa? Secondo me sì, anzi è il segnale che la sinistra italiana è allo sbando, perché se hanno chiamato me vuol dire che il degrado ormai è giunto a termine, però io sono venuto, ho detto alcune cose sul PD per cui credo non mi chiameranno mai più, ma è stata una bella serata, anche perché ho potuto constatare che esiste ancora la Sentinella del Canavese, che insieme al Resto del Carlino, che è il giornale della mia città, è il giornale che ha il nome più buffo d'Italia, e quindi ero venuto per quello. Senti, com'è di questi tempi la satira? È più difficile o più facile di 10-15 anni fa? Guarda, io ormai sono anziano, come si vede dalla mia barba bianca, è più difficile. È più difficile perché da una parte c'è una concorrenza sfrenata che invece è un bene, cioè c'è moltissima satira liquida su internet, ci sono bellissime teste, c'è una capacità di leggere l'attualità in modo ironico che si è sparsa e questo è molto positivo. Dall'altra ha perso i canali ufficiali, non c'è quasi più satira in Rai, ci sono pochissimi network commerciali che danno comunque fiducia alla satira ed è un segnale che è un paese sempre più conformista e soprattutto forse che teme anche un po' quelle che sono le pressioni che arrivano dai poteri, perché se c'è una cosa che dà fastidio a tutti i manovratori, destra, sinistra, centro, industria e così via, sono da una parte i giornalisti e dall'altra quelli addirittura invece che usano le battute per schermarsi, ma in qualche modo giornalisti sempre sono. Senti, c'è più satira nei social network, a volte sono più satirici i cittadini che quelli che fanno satira di professione. Sì, è vero, ma ti ripeto, questo secondo me è un dato molto molto positivo e tra l'altro mentre all'inizio c'erano solo battute, per esempio Spinoza è uno dei grandi esempi di come si possa fare ironia di grandissimo livello, ultimamente sono nate addirittura delle comuni che vanno oltre, che realizzano filmati. A me piace per esempio moltissimo il Terzo Segreto di Satira, che è un gruppo milanese, lo consiglio ai tuoi spettatori, quelli che hanno fatto su YouTube un video meraviglioso sulle primarie del PD riguardo alla candidatura di Gianni Cuperlo, quindi se vi va conviene andarla a vedere. In generale c'è un bel lavoro che poi per fortuna qualche piccolo sfogo televisivo lo ha avuto e questo è un piccolo segnale di speranza. Sul piano politico tu hai detto, insomma, Renzi si merita Grillo e Grillo si meritano Renzi, un po' questa è la sostanza. Sì, ma ancora più specificamente i grillini si meritano i renziani e viceversa, perché sono due facce un po' della stessa medaglia, secondo me, per dire un'enormità inutile, però è proprio quel paese che non vuole fare i conti con le proprie responsabilità, quindi si cerca un nuovo demiurgo, è sempre colpa degli altri qua da noi, il problema è sempre ben altro, il colpevole è sempre ben altro e quindi siamo a una politica un po' da stadio in cui c'è la piaggeria della camicia bianca da una parte, dall'altra il like compulsivo. Dico una cosa anziana, però il contenuto è diventato molto meno importante. Chi fa satira si dice che distrugge solo. Allora, tu hai detto renziani, grillini, faccia della stessa medaglia, c'è un'altra medaglia?
No, perché le facce sono due, quindi è un po' finita. No, ma secondo me invece la satira deve fare questo, cioè non deve costruire, o se lo fa deve farlo incidentalmente. Io penso che chi mi ascolta, chi segue i mostri sacri della satira, come faccio un nome, Maurizio Crozza, con il quale ho avuto il piacere di collaborare, ovviamente capisca come la pensa la persona che sta ascoltando. Però deve essere incidentale, perché nel momento in cui si depriva dell'aspetto ironico, giocoso, comico, quello che storicamente da millenni per fortuna ti permette di dire che il re è nudo, la satira diventa molto pesante, magari ci si monta la testa, magari si riempiono le piazze, magari si invita la gente a mandare a fanculo i giornali. Ecco, io quando vidi Grillo a Bologna nel 2008, ancora non c'era il partito, che scandiva le testate dei quotidiani in diciamo, ostilità al finanziamento pubblico, però erano nomi, il Manifesto e 70.000 persone che urlavano vaffanculo, l'Unità, vaffanculo. Ecco, ho avuto qualche brivido che poi in qualche modo restituisco tutti i giorni. Ecco. Nella seconda settimana di settembre poi arriva la notizia che ha riaperto i battenti anche l'autodromo di Lombardore, con una ordinanza sospensiva del giudizio di primo grado che invece aveva imposto la chiusura per motivi acustici. Si tratta di una sospensiva, ma si va verso una soluzione concordata per dar modo anche all'autodromo di continuare ad essere una realtà e una ricchezza del canavese. E poi ad Ivrea invece è andato in scena al Teatro Giacosa lo spettacolo Mambo, biciclette e tanto swing per Insieme, per Casa Insieme, come sempre gli organizzatori, i Cruas dal Burghetto. Buonasera, signorina, buonasera, come bello stare a Napoli a sognare. Insieme per Casa Insieme, anno quinto, cambia la location, non cambia successo. Questa sera lo spettacolo al Giacosa, davvero tutto esaurito. Sì, assolutamente, un bello spettacolo anche qui, in un contesto diverso dal solito, dopo 4 anni in piazza, un anno meteorologicamente, come sapete, ci ha portati qui, ma qui è un bel posto, voglio dire, si può fare una rappresentazione teatrale come si deve, successo del pubblico, c'era tanta gente. Magnifici tutti, gli attori, la compagnia, la regia, i musicisti, tutto, molto bello, molto contenti, tanta gente. Insieme per Casa Insieme, per il Cruas, però non è solo la serata dello spettacolo, è qualcosa di più. Sì, io vorrei dire una cosa piccola, che noi troviamo sempre entusiasmo, cioè noi riceviamo la carica dalla gente che poi dopo ci sta intorno, che viene anche qui alla sera a vedere questo spettacolo, per cui tutte le cose che facciamo anche al di fuori dello spettacolo, la raccolta fondi con i gadget, con personaggi come Nespolo, come Marengo, come Claudio Rottaloria, eccetera eccetera, è tutta gente che quando capisce qual è il progetto, niente, è entusiasta, diventa partecipe, si fa uno di noi. Oh no, resta sempre così. Ancora una volta il binomio Cruas del Burghet, Compagnia Andromeda si è dimostrato vincente, a dimostrazione del fatto che per fare del bene si può anche cantare, ballare, ridere, divertirsi. Sì, è vero, questo per noi è diventato ormai un evento speciale, diciamo che per noi è diventato ormai l'apertura di stagione, possiamo dirla così. E per questo evento che arriva a inizio settembre, a ridosso delle vacanze, noi lavoriamo sodo durante l'estate, quando dovremmo stare in vacanza, ma lo facciamo perché è un evento che ha delle finalità particolari, speciali per noi, a cui teniamo molto, e quindi accogliamo sempre di buon grado la richiesta di Cruas, con cui ormai c'è un feeling assoluto, insomma. E secondo noi, insomma, il genere di spettacolo che portiamo avanti, il musical, quindi uno spettacolo interamente live, cantato, suonato, recitato, ballato dal vivo, è quello che ci vuole per un evento di questo tipo. Raccoglie il maggior pubblico possibile, perché piace a tutti, insomma. La prima rosa rossa è già scontata, e nascondimi delle viole mammole. Uno spettacolo che va a ripercorrere più favolosi anni 50, che sono rimasti comunque magici nell'immaginario collettivo.
Sì, sì, è vero, e soprattutto hanno una musica che è assolutamente trascinante. Non so se abbiamo sentito nel pubblico e abbiamo avuto riscontro immediato della scelta che abbiamo fatto a livello musicale. C'è un repertorio anni 50 che ripercorre lo swing italiano e i grandi successi americani, che hanno comunque trascinano il pubblico in una maniera speciale. I vostri musical, come una favola, hanno sempre una morale. Mi ha colpito in particolare questa sera quella frase: tieni la testa a posto ma metti il sedere su quella bicicletta. Saper inseguire i propri sogni senza farsi travolgere. Sì, la morale è: bisogna sempre volare tenendo i piedi per terra. Perché ascoltate ancora questa roba? Altro che primavera! Vi ho lasciati negli anni 50, vi ritrovo nella preistoria! Abbiamo parlato di musica, di festa, di entusiasmo, ma tutto questo non servirebbe a nulla, probabilmente non si farebbe in questa occasione se dietro non ci fosse il lavoro di Casa Insieme. Sì, possiamo anche ribaltarlo, Lassio, dire che forse Casa Insieme non avrebbe raggiunto questi obiettivi se non ci fossero eventi nel territorio ripetuti e così vicini. Perché gli obiettivi che ci stiamo ponendo sono sempre più ambiziosi, proprio perché ci sono persone come i Croas, come i Tuchini, che ci sono vicini. Ecco, c'è un progetto molto importante, nuovo, sul quale state lavorando. Sì, appunto, quello del centro diurno per malati di Alzheimer. Contiamo di farcela per il secondo semestre del 2015 e quindi dare questo servizio che noi riteniamo essenziale, cioè aiutare le famiglie in un momento di grande difficoltà come quella di prendere coscienza che in casa c'è un malato di Alzheimer che non potrà mai guarire, che avrà un decadimento progressivo fino ad arrivare alla conclusione letale e che quindi dovrà essere aiutata in questo percorso. Ecco, questo è il nostro intendimento. Ci sentiamo di fare il grande passo e realizzare il centro diurno perché dietro abbiamo il territorio del Canavese, abbiamo Ivrea, che come questa sera non ci poteva essere più vicina. Tu puoi fare l'americano, americano, americano, senta me che non fa favore. Tu puoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, voi ti siete disturbati. Squadra che vince non si cambia, per il secondo anno Compagnia Andromeda e Sauvent sul palco per Casa Insieme. Sì, abbiamo rifatto con vero piacere quello, ci hanno richiesto di tornare sul palco e dare una mano alla Compagnia Andromeda per fare una musica e un genere che era totalmente diverso da quello dell'anno scorso. Noi siamo una band che nasce con l'R&B. Ci divertiamo a fare rock e quest'anno abbiamo accettato la sfida, ci hanno proposto musica degli anni 50, cose che sentivamo noi da bambini ma che non avevamo mai avuto neanche il coraggio di avvicinare e provare. È stata una bella sfida, ci siamo divertiti moltissimo e alla fine il risultato, insomma, è che noi ci siamo divertiti e speriamo di aver fatto divertire anche il pubblico. Venghino, signori, venghino! Venghino, si avvicinino senza paura, signori! Venghino, signori, venghino sulla ruota della fortuna! Salite in sella al vostro vil presente, vi farò famosi e ricchi fra la gente! E questo chi è? All'anagrafe il mio nome è Nello Fortuna, uomo delle stelle, per portarvi sulla luna. Io penso che il segreto di queste serate sia proprio in quello che ha detto Massimo. Fare della musica, fare dell'arte, fare del bene, divertendosi. Divertendosi è l'aspetto primario di tutto quello che facciamo, e altrimenti non si va avanti. Cioè, siamo partiti veramente ridendo, ma ridendo, continuiamo a ridere sempre. Difatti, io me lo porto in giro per non essere il più vecchio della compagnia. Lui è più vecchio di me, perciò non sono il più vecchio. Perché noi nel 58 e no, qualcuno no, no. Prima di questa sera c'era già. E tu, Laura? Tieni la testa sulle spalle, ma metti il sedere su quella bicicletta e via, senza mosciarti! Volare! Oh, cantare! Oh, oh, oh. Nel blu dipinto
Questo un po' in sintesi che cosa è successo nella seconda settimana di settembre. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.